pari, ma che questa volta alla luce dell'avversario che avevamo affrontato può in parte forse insomma accontentare. Sì, allora prima della partita io non ho parlato col mister cosa avremmo voluto fare, il pronostico, perché per scaramanzia non si dice niente, però a livello personale io un pareggio l'avrei sottoscritto alla grande. Adesso a fine partita, più passa il tempo e più rimane forse un po' di amaro in bocca, nel senso che ricordo gli ultimi, minuti, 10 minuti, un quarto d'ora della partita, ci può anche scappare che il gol e vinci 1-0 e adesso avremmo fatto 3 punti e avremo anche un altro stato d'animo. Allora, io ho detto ai vostri colleghi questo, ci sono alcune partite, in tanti anni ho visto tante partite, ho fatto anche tante partite che succedeva che facevi mezzo tiro in porta e vincevi 1-0 e c'era il periodo che avevi il calciatore che appena toccava la palla la buttava dentro. Questo è un periodo dove creiamo tantissimo, giochiamo anche la maggior parte della partita nella metà campo, nella tre quarti avversaria, tiri e non è che non tiri, perché a volte mi è tirato più forse che con la Fermana, e però la palla non va dentro. Quindi secondo me è un periodo, al momento in cui ci saranno periodi che giocheremo meno bene di oggi, avremo anche forse meno intensità di oggi, perché questa intensità tenerla per 38 partite secondo me è scientificamente impossibile, e quindi riusciremo a far gol anche avendo meno occasioni di adesso. È un periodo, secondo me, io penso che sia solo un periodo. Se volessi fare il fenomeno le direi di sì, ma non è così, è nata così la partita, si è deciso col mister di giocare a 5, all'inizio della settimana che proviamo con la difesa a 3, mi sembra che il risultato sia stato ottimo, penso che, non so, una mia impressione a caldo, adesso domattina vi vedrò di sicuro la partita per tagliarla, ma mi dà l'impressione che verso gli ultimi 20 minuti stavamo un po' meglio noi. Rispetto a loro, so che può sembrare una cosa eccezionale, però col mister si è pensato negli ultimi 12 minuti, 13 minuti adesso esattamente non mi ricordo, di mettere 3 giocatori freschi, cercando di non scombussolare di troppo l'assetto tattico. Insomma, mi sembra che la squadra abbia reagito bene. Non è facile entrare in campo, fare 12, 11, 13 minuti quanti siano e dare il tutto, quindi mi sento di fare i complimenti ai ragazzi che giocano, i complimenti ai ragazzi che quando entrano vanno ancora più forti di quelli che sono dentro, quindi penso che se continuiamo così con questo gruppo possiamo far bene. Però mi sento ancora l'impressione che questo Teramo sia alla ricerca di un'identità, di questo modulo. Sì, io non sono d'accordo su una squadra che inizia all'inizio della stagione con un sistema di gioco e poi in base alle caratteristiche dei suoi giocatori continua con quel sistema di gioco, oppure gioca con degli avversari che giocano in un certo modo e continua con questo sistema di gioco. Secondo me è troppo riduttivo. Ci sono squadre addirittura che oltre a cambiare il modulo di gioco durante una singola partita cambiano modulo di gioco dalla fase difensiva alla fase offensiva. Non so, la Fiorentina l'anno scorso faceva così, attaccava con un modulo e difendeva un altro modulo. Secondo me è eccessivo, specialmente per la squadra di giovani che siamo, però il futuro sarà questo, cioè non si può iniziare il 15 luglio al 30 giugno con un solo modulo. Secondo me bisogna averne minimo 2-3 di moduli, addirittura, ripeto, secondo me bisognerebbe avere due sistemi di gioco, uno per la fase offensiva e uno per la fase difensiva, in base agli avversari che incontri. È stato curioso il fatto che anche la Peralti Salò oggi ha cambiato modulo, perché ce lo aspettavamo. Ha sempre giocato col 3-5-2 e oggi è passata al 4-3-1-2, cioè ha sempre lavorato all'inizio della stagione sul 3-5-2, oggi no. Però se ricordo bene ieri ci siamo parlati di questa cosa, perché ho visto la partita lunedì hanno giocato un quarto d'ora, hanno fatto 4-3-1-2 quando hanno provato a vincerla. Leggendo il calcio salodiano ho sentito il presidente che voleva 3 punti queste, 3 punti la prossima. Secondo me loro sono venuti qua
pensando che poi vuol dire non c'è il modulo che ti permette di vincere o no, però loro hanno pensato che 4-3-1-2 potevano metterci più in difficoltà e quindi per ascoltare, diciamo, tra virgolette, il presidente che voleva i 3 punti a tutti i costi, me lo sarei aspettato questo tipo di moto. Quindi noi abbiamo lavorato contro di loro col 3-5-2 o il 4-3-1-2. E come l'hai vista la Ferrari? Singolarmente la squadra più forte fino adesso. Singolarmente l'ho visti veramente forti. Come dicevo ai suoi colleghi, secondo me anche in panchina ci sono giocatori che in qualsiasi squadra fanno la differenza. Squadra fino adesso, incluso Vicenza, Pordenone e altre, lei singolarmente è la squadra più forte. Per me sì. Tornando a te, invece, non è messo oggi su Malè, che avete convinto nelle 5 precedenti, ma oggi non ha fatto la differenza, però ci ha messo davvero da solo. Allora, siamo stati costretti a toglierlo dopo 14 minuti perché è stato un calciatore che ha fatto, allora gli abbiamo chiesto di attaccare alla profondità le spalle dei 4 difensori del Salò e nello stesso tempo gli abbiamo chiesto anche la fase difensiva di oscurare il loro numero 4 che specialmente all'inizio si è creato un po' di problemi. Difatti i primi 20 minuti del primo tempo loro hanno fatto molto meglio rispetto a noi perché avevano sempre il loro numero 4 libero e quindi lui poi iniziava l'azione e allargava sui o i terzini o le mezzale che si allargavano. Dal momento in cui abbiamo oscurato il loro numero 4 hanno perso i loro punti di riferimento al momento in cui dovevano giocare con palla al 4 e quindi dovevano subito preparare un'altra situazione che secondo me non l'avevano preparata. Io la Marimbocco ce l'ho ancora per la Fermana. Con la Fermana abbiamo fatto meno tiri in porta rispetto a oggi, però sono stati più padroni del campo, più padroni del pallone, più padroni della partita. Con la Fermana eravamo i padroni. Oggi secondo me abbiamo trovato una squadra veramente importante, dove forse, specialmente al primo tempo, loro hanno fatto veramente un grandissimo possesso di squadra importante. Cioè, a me ha dato la sensazione che loro sono una squadra proprio con che sanno cosa vogliono fare, padroni del campo, stoppano la palla, cioè squadra forte. Mi ha impressionato più del Pordenone che dopo 20 minuti hanno 3-0 per loro. Loro mi hanno impressionato di più. Chiedete che l'allenatore l'avversario. Domani dovrebbe fare dei controlli, dovrebbe fare un'ecografia, se ho capito bene, in base a quello poi decidiamo da farsi. Se non abbiamo esami strumentali non possiamo adesso decidere. Tutte le volte che giochiamo noi loro vanno su. Adesso insomma, stasera aspettate un attimo, vediamo un attimo di riordinare le idee sulla nostra prestazione. Quindi stasera guardiamo la nostra partita, perché non è che abbiamo tanto tempo, abbiamo un allenamento e mezzo, che domattina ci alleniamo e faremo quello che riusciamo, insomma, dopo neanche 24-12 ore. E poi prepareremo la partita col Bassano. Ma tanto devo dire la verità, i ragazzi, che sia Bassano, che sia Fermana, loro l'avete avuto anche voi questa sensazione, vanno sempre a 2000 all'ora.